Allora, signori miei, un altro episodio. Ho deciso di fare un'altra partita. Giochiamo contro Losanna, bellissima la maglia del Losanna. Andiamo subito in campo. Manca poco alla fine, veramente, di questa avventura. Sono davvero così un po' preso da un attimo di pensieri lavorativi e non, ma questo non deve andare a intaccare le passioni. Allora, facciamo un'altra partita di campionato, poi ne mancheranno solo più 5 alla fine. Boh, andiamo avanti. La palla rigirata ancora con Camberi e Borjansevic. Ma non è a Conde. Mette lì per Metz, Selenaus, abbiamo Bornund, il pallone a Sauter, prova ad andare su Bornund, ma recupera Losanna con Gaudino, Türkes, Losanna che è solo lì, è terzo in classifica, proverà a mietere vittima anche lui. Attenzione ancora a questo pallone vagante recuperato. E allora abbiamo Siedemans che va a toccare per il rientrante Okita, 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 la palla in mezzo, arriva da questa parte, Conde, il tiro, la parata, e c'è il gol sulla respinta, Bormund, e andiamo, Bormund, molto bene, 1-0 ancora Zurigo, non si ferma più questa squadra ragazzi. Un'altra vittoria sarà una vittoria importantissima perché Spielmann, palla a Grifo 1-0, quasi 30 punti per lo Zurigo, mamma mia, tanta roba, eh! Palla da questa parte, adesso per Türkes che manovra, fermato, alla grande da Camberi, pallone a Conde. Okita tiene lì il pallone, Okita prova a accelerare, attenzione perché se va al tiro è pericoloso, Okita parte questa sassata, respinta, abbiamo Grippo, Monteiro, ancora il pallone a Spielmann, siamo ormai al quindicesimo del primo tempo, sempre 1-0, il gol di Dortmund, c'è calcio di punizione. C'è calcio di punizione. Gaudino, attenzione allo specialista Gaudino. Parte Gaudino e c'è il gol. 1-1. Incredibile, ste punizioni è incredibile, come quando si decida che le tirino anche bene, ma che non c'è una volta che vanno a finire fuori. Ma non c'è una volta, eh. Questo qui è un bug clamoroso che Konami dovrebbe mettere a posto. Però vabbè. Si può contrastare solo in una maniera, non facendo falli lì, ma delle volte è impossibile non farli. Non è che posso lasciar segnare perché gli dà la punizione. Attenzione adesso qua. Il pallone messo lateralmente. C'è Conde che va ad alzarla. Oh, Madonna mia. E allora la linea laterale si riparte con Metz, pallone appoggiato, Selenas, deviato, portiere. Poi a fine gara mi sono accorto di una cosa nel calendario, ragazzi, chiedo un'opinione vostra, ditemi voi, basta solo che mi rispondiate entro domani quando io vado a accendere di nuovo la PlayStation, ma nulla di grave, mi sono accorto di una cosa sul calendario, forse avrete già capito cosa, e voglio un vostro parere. La palla se ne nasce ancora, parte tiro fuori, Madonna che aggancio al volo, che se me ne accorgevo prima avrei fatto la Serie B italiana, cambiava poco. Diaz,
Gaudino, l'autore del pareggio. Siamo al 28esimo quasi. Attenzione, pallone in mezzo. Spielmann gioca bene. Lozano, attenzione, la palla ancora in avanti. Türkes, Spielmann giocano bene. Sono veloci, sono veloci. Ancora il pallone rimane lì. Batti e ribatti, stile di football. Attenzione qui come si è alzato lo script, via via, qui devono segnare, devono segnare, devono segnare, maledizione, buttala via, vaffanculo, come faccio sui football quando gioco. Sì, però non rinunciamo a andare a pressare, forza ragazzi, dai, non possiamo permetterci errori, mancano poche giornate alla fine, un attimo che ci recuperano, pallone in mezzo, attenzione, ho fatto tanta fatica a portarvi qua. In mezzo, attenzione, ha rovesciato al volo la palla, bellissima la Gigi Riva, grande Gigi Riva. Sauter, pallone può avanzare. Sauter, palla messa da questa parte, c'è Okita. Mamma mia, Santini, mi fai cadere le palle, guarda quando ti vedo fare sti tocchi da oratorio. Gioca bene, giocano bene comunque, è una delle squadre più forti che ho incontrato finora, credibile ma vero. Ancora Diaz adesso che può manovrare, ancora niente da fare, la palla in mezzo, esce perché, e va a allungare con questo colpo di testa, niente da fare, la palla sempre loro, Montero, Grippo, Spielmann. Il man, calcio di punizione. Siamo al 42esimo. Un pareggio che può dire molto, può dire anche poco, dipenderà tutto cosa farà lo Young Boys in questa giornata. Abbiamo ancora questo attacco del. Insiste nella sua azione, Diaz. Poi viene attaccato. No, guarda che cazzata. Gli ha detto che devi fare il colpo di tacco, porca puttana. Vabbè. Attenzione. Abbiamo la palla adesso giocata in questa posizione e portata via. E finisce il primo tempo, 1-1 tra Losanna e Zurigo. Questa 13ª giornata. Andiamo a vedere. Bene. L'approccio di Türkes. Il pallone di Spielmann. Ancora il tocco sotto. La palla girata bene. C'è Okita che manovra, Okita la tiene lì, la stoppa, la tiene bene. Okita, Santini però è lento come una lumaca. C'è fallo in attacco. Calcio di punizione per il Losanna, se ne incarica Masti, portiere. 50esimo, 1-1. Stesso risultato della partita con la Young Boys. Pallone in mezzo. Adesso c'è Santini che può ancora girarsi. Il tocco sotto. Palla ad Okita, gli viene tolta. Ancora da Bangli, Diaz, ancora da Bangli, poi la palla Montero, attenzione da Bangli, pallone Diaz, lungo lancio, bravissimi, chiuso bene qui, ok. Poi c'è l'errore del nostro portiere, la palla in mezzo, no? Gaudino. Spielmann, tre quarti dello Zurigo. Attenzione che sono pericolosi qui. Mamma mia ragazzi, l'ho vista dentro. È bello questo lancio sulla fascia laterale. Pallone in mezzo, Kita, la gira bene, ma centrocampo si dorme. Gaudino, quanto mi manca il Millwall, mamma mia quanto mi manca.
Ma arriveremo di nuovo con la Master, grande Master League, grande, un'altra grande stagione col Milan, in attesa anche di giocarci l'Europa League, eh. Mamma mia, non vedo l'ora. Era un po' che non giocavo più le coppe, da col Genoa che non giocavo più le coppe. Attenzione che qui, meno male che non è andato per terra. Insiste ancora nella sua azione il Losanna. Palla indietro. Attenzione a Spielmann. Bello qui, gli rubiamo palla e adesso dobbiamo andare. Dobbiamo andare con Okita che c'è campo. Mai lasciare spazio a questo giocatore. Converge, parte, tiro, la parata. Dio buono ragazzi. Mamma mia quanto è forte. Grande occasione, purtroppo non l'abbiamo sfruttata bene, 70esimo quasi già, eh. Ma sì, almeno ci siamo tolti un'altra partita, dai. C'ho un sonno, ragazzi, mi sto risentendo ancora del lavoro di mercoledì. Mamma mia, mi sono fatto un culo mercoledì, sto male le gambe, le ginocchia ancora, eh. Mano in avanti, colpo di testa, attenzione. Spielmann, vi faccio una domanda a voi, chi vuole rispondere entro domani mattina e poi mi saprete dire, perché il campionato svizzero non pensavo, ma è come quello scozzese, la stessa cosa, forse perché c'è poche giornate. Se sapevo una cosa così non lo facevo. Vabbè che cambia poco, perché tanto è come fare un campionato normale a 20 squadre, non cambia niente. Però attenzione, Okita, 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 bella la palla Guerrero. Ah no, Mormund, Mormund, l'ha fregato bene. C'è un calabrone, cominciamo. Eppure fa freddo ancora qua in Piemonte, minchia se fa freddo. Attenzione, il pallone ancora messo lì, madonna. Palla in mezzo. Ma che fallo è? Ma se l'aveva già data via la palla, dai, facciamo come in football. Mamma mia che non puoi tirare per terra nessuno che ti ammoniscono. Cazzo, che due coglioni. Che due coglioni quando è così. No, di nuovo, di nuovo. Ancora Gaudino, attenzione. Parte Gaudino stavolta la barriera. Andiamo. Bello questo lancio, bravo Kita, bella questa manovra, tutto di prima, grande calcio, Okita, 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 la palla in mezzo alzata, Okita, oh, mamma mia ragazzi, quanto cazzo è forte sta attaccante, oh. Mamma mia, pensate una coppia Okita e il nostro attaccante del Milan, Grabban, mamma mia, tanta roba, eh. Linea laterale. Santini, tiene lì il pallone. Ma poi non è abbastanza veloce, c'è il calcio di punizione. C'è il fallo, ha fischiato questo fallo, incredibile. No, no, non metterlo in mezzo perché. Mette in mezzo Serena, colpo di testa, Okita, porca miseria, centrale. Non è riuscito a dargli la girata. Andiamo ragazzi, attenzione, lo svarione dell'Osanna, guarda tiro! Che parata! Cosa cazzo ha tolto? Grande Okita, ma cosa cazzo ha tolto? Mamma mia. Vabbè, linea laterale, andiamo, vieni, 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 lo stop, lo scarico, Dortmund, mamma mia, ancora la palla adesso, adesso lì, il tocco, no, no, così fai partire contropiede dell'Osanna, mannaggia la puttana, meno male che l'abbiamo fermati. 2 minuti di recupero. Esci, 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 esci. Mamma mia, che uscita. Il contropiede.
Il contropiede subito, il contropiede con Santini, Santini che adesso può andare, e Santini da solo, e Santini da solo, la palla uscita che non gli arriva, porca puttana, fuori gioco. Finisce così ragazzi, adesso vi dico il dibattito che ho io, che mi sono accorto. Ok, la Serie A la guardiamo un altro giorno, andiamo. Così non vi faccio perdere troppo tempo queste chiacchiere, dai. 13ª giornata, Zurigo Lozano 1-1, vince lo Young Boys, ai ai ai, 4-1 col Grasshopper, Sion Servette 1-0, Basilea San Gallen 2-2, Luserna batte Lugano 1-0, la classifica. 26 punti lo Zurigo, 20 Servette Sion, 19 Losanna, sta arrivando lo Young Boys, 18 punti, Luserna 17, crollo per il Basilea, 16 punti, meno 3 dall'ultimo posto per andarsi qua a giocare le qualificazioni all'Europeo. San Gallen 15, Grasshopper 11, Lugano 10. Guardate che la classifica è mica finita, ma sapete perché non è finita qua? Perché io vi faccio vedere di cosa mi sono accorto. Che non ci sono 18 giornate, ma bensì ragazzi, ce n'è 36, perché come il campionato svizzero fanno due volte l'andata e due volte il ritorno. Guardate qua, io pensavo fosse finita qui col Sion, invece no, guardate, rifai di nuovo l'andata, quindi 19, vedete, 20, 21 e così via, guardate che roba. Allora la domanda che mi voglio porre io è questa: facciamo conto queste cose, vedete, partita finale, porca troia, finisce a maggio proprio, un campionato con due volte l'andata e due volte il ritorno. Allora, il dibattito che voglio dire io, la facciamo finire qui come è la classifica, cioè nel senso, andiamo a fare fino a qui, finiamo qui. Chi sono le prime quarto, facciamo conto di aver fatto 18 giornate regolari, perché veramente non pensavo che fosse come quello, perché se io andavo a leggere che erano 36 partite, andavo a farmi una Serie B normale, boh, finiva la Serie B, ma fanculo, com'era, finiva lì. Invece quello che vi voglio chiedere a voi, la finiamo qua, quindi l'ultima 18ª, oppure volete che porto anche tutte le altre? Io direi che per questioni di tempo sinceramente finirei qua. Ditemi la vostra entro domani mattina, chi me lo vuole dire, prima che avvierò la partita contro il Gallen. Ok, ciao a tutti e buona giornata. Scusate, ma non me ne sono proprio accorto. Pensavo fosse 18 giornate stop, invece no, è come quello scozzese, la stessa cosa. Ciao ciao.